Insomma, stiamo preparando la puntata nuova. Sì, sì, no, Fabio. Tutto pronto, stai tranquillo, Fabio. No, ma arriverà a momenti. Sono preoccupato. Arriverà a momenti. Magari è lui che ci sta chiamando, che sta facendo tardi. Vedi un po'. Oh, un video, un messaggio. Ma che cosa sta dicendo? Niente, sta dicendo che è in pericolo perché l'hanno rapito. Come hai fatto a capire? E adesso ha detto che lo stanno minacciando di tagliare i capelli. Ma dovevo andare a salvarlo! I capelli! I capelli! No, i capelli a Fabio no! I capelli a Fabio no! Scappa, scappiamo, scappiamo! Sigla. Che bello è quando esco di casa e non mi importa della strada che dovrò percorrere, correre fino alla mia meta, fin sui gradoni ad incitarti a vincere, per quelli come me che da una vita stanno sempre a re. La domenica non sai che gioia grossa, per l'abbracciolo, il sugo e la sciarpa sempre in bella vista. Corro allo stadio, non chiedermi di rinunciare, il resto può aspettare, ci vediamo dopo. Samba Red! E sono le 22! 22 di venerdì! Madonna, quanto è bello quando sono le 22 di venerdì sera, penso, sia il momento più bello della settimana. Soprattutto quando vieni da una vittoria. Quando vieni da una vittoria. 5-2. 5-2. Con critiche nel secondo tempo. Poi affronteremo il discorso. Intanto buonasera di nuovo. Buonasera a tutti. Canale 12, pagina Facebook Foggia Flag, pagina YouTube Foggia Flag, pagina... Oh, YouPorn Mirko Mangano, pagina Only for Fun Mirko Mangano. Ringraziamo anche gli amici che ci seguono dal web, perché noi ringraziamo sempre i telespettatori, però ringraziamo anche tutti gli innumerevoli. Vi dobbiamo ringraziare, ragazzi, perché non pensavo. Ma siete numerosissimi. Grazie, grazie. Ma che si e continuate così, condividete. Ma che siete pacciu? Cioè, vedete a guardare a noi. E quindi non è una foto. Cioè, non vuol dire che è proprio venerdì. Vuol dire che non c'è più niente da fare. Non c'è più niente. Su Facebook. Vabbè, oggi abbiamo la nostra... Ricordiamolo, me lo fai fare? No, aspetta, me lo fai fare. Perché ci possono seguire poi... No, più sotto devi mettere, guarda, così, ecco, io lo metto qua. Mettici i banner, mettici i bannerini. Ci potete seguire. Io non vedo l'ora di presentare la nostra co-conduttrice adesso. No, non che... c'è. Per colpa sua, non c'è, per colpa sua. Come non c'è? Non c'è per colpa sua. L'ha depistato, perché è geloso. Non c'è, per colpa sua. Lo sai perché? Perché ha detto, ha promesso delle cose a Gigia. Ha promesso delle cose a Gigia, che poi non ha potuto mantenere. E Gigia, lo sai che ha fatto? Non c'è venuto. Che promesso, ma mi fai preoccupare, ci ha provato con Gigia. Ci ha provato con Gigia, c'era anche il fidanzato. Ci andiamolo, va. Fabio Capellone, entra un po', con la cicletta, va. Sì, saluto, che è successo? Buonasera. Cosa mi fai mi sentire? Mi spieghi che hai combinato? Scusa, regia. Sì, adesso lo spiego. Cosa mi fai sentire? Allora, siccome Gigi sapeva che io mi conoscevo con un noto produttore di Roma, che fa cinema, io gli avevo dato il sì al 100% che lei doveva fare un film come attrice, un famoso film. Ma noi dobbiamo pensare a casa nostra, Fabio! Lo so, però lei ci alza l'audience. Ma appunto perché c'è alza l'audience, l'hai fatto andare a Roma. No, purtroppo. Ma che promesse fai se non le puoi mantenere? No, io no, il produttore che può essere tirato in via. Ma quale produttore che non conosce nessuno? Ma che la telecamera è questa qua, perché non serve la telecamera poi. Ti chiedi scusa a Gigi. Gigi, ti chiedo scusa. Torna. Però la colpa torna, però la colpa è del produttore che non ha abbandonato la promessa. Il produttore stile classico. Stai qua, il produttore. Dobbiamo fare qualcosa. Possiamo scrivere. Prima di scrivere il risultato? Devo fare una notazione. Una notazione. La telecamera, quella che sta qua, che c'è davanti agli occhi. Che cos'è?
Non so se si vedranno. Sì, si vedono. Chi sono? E chi sono? Beh, a posto. A posto. Ah, non lo vuoi dire? Ma no, ma lo devo dire. Ah, no, si può dire. Perché sono delle grandi persone queste. E chi sono? Io parlavo in settimana. Mi sono preoccupato. No, no, in settimana parlavo con questi ragazzi e loro avevano pronosticato che il Foggia faceva 5 gol. Io onestamente ho detto, io mi accontento pure di 3. Io vi dico subito chi sono. Salvatore Il Viola, che c'ha il chiosco alla villa, Alfonso, Gigino Uragna, Gigino. Michele e il grande Alessandro Di Leo. Abbi pazienza, devi stare ancora un po' in casa, uscirai, ne uscirai più forte di prima, purtroppo, è meglio che non parliamo, uscirai più forte di prima, resisti ancora un po' in casa. Va ciao, bene. Ci vediamo al quiz, ciao. Dov'è? È qua. Vogliamo mettere il numero, è una volta che mettiamo un risultato. Fuori. Ma oggi non ci stai con la testa, Fabio. Un risultato bello. Ma se lo scrivo, un risultato bello e te ne va. Mettiamo, ma sta il quiz che sarà ancora mettiamo più. Mettiamo questo 5. E vai, Vibonese. Allora, Foggia 5, Libonese 2. Grande Fabio, grande Fabio. Grande quei ragazzi che ho salutato oggi. Che hanno va bene. Fabio, allora, ti do il pennarello e poi abbiamo due punti. Sì, grande, e anche l'ospite che abbiamo oggi. Datemi i pugni. Mi stanno facendo un'anticipazione. Fabio, mi impalli la telecamera. Ma questo ha un pugno forte pure lui. Ma andiamo all'ospite, va. L'ospite di Foggia Flag. E oggi è un ospite di cui dobbiamo essere orgogliosi noi foggiani, visto che nel calcio non vinciamo tanto, però abbiamo altri sport dove possiamo contare tante vittorie. 7 titoli italiani, campionati vinti con medaglie di bronzo, d'argento, olimpiadi. Signore e signori, siamo contentissimi di avere qui oggi con noi Ciro Di Goccia! Sera. Grazie per l'invito. Ciao Giro! Grazie un minuto. Ma comodo di cioè, mi sei saggio un minuto. Però mi sono fatto male, così troppo tutto. Giro. Benvenuto. Grazie per l'invito a voi, buonasera a tutti. Mettiti comodo, ti vuoi togliere le scarpe, devi sdraiare. Ti abbiamo fatto trovare il caschetto, i guantoni. Mi sento a mio agio. Ti senti a tuo agio a fianco a. Come se stessi a casa, o in palestra. Io ho subito una curiosità. Sì, diciamo. Ciro. Ma mi dici una cosa? Ma tu come ti chiedo? Ciro? Fabio? Ciro Fabio? Cioè, come ti dobbiamo chiamare? Ho due nomi. Vengo chiamato con entrambi i nomi. Vi dico una curiosità. In famiglia mia mamma mi chiama Fabio, mio papà mi chiama Ciro, quindi vi ho detto. Gli amici dipende come si trovano. Esatto. Vabbè, noi abbiamo detto, lo sai come la chiama? Ciro Fabio. Allora io lo chiamo Ciro, tu lo chiami Fabio. Va bene, così, perfetto. Va bene. Fabio come capello, si chiama come Capellone, come Fabio Capellone. Che è un altro pugile. E tra l'altro ex boxer, anche Fabio Capellone. Sai che Fabio Capellone è boxer? Ho saputo. Sì. Solo che lui resta umile, non ha voluto partecipare ai vari campionati, quindi non l'hai mai potuto incontrare. Allora Ciro, com'è nata questa passione per questo sport, facendo a cazzotti in mezzo alla strada? No, assolutamente, mai stato un attaccabrighe, anzi. La passione è nata grazie a mio papà, che all'età di 5 anni mi ha fatto frequentare la palestra, in primis io frequentavo full contact, e unitamente, parallelamente anche giocavo a calcio. Dopodiché all'età di 11 anni, dai 5 ai 10 anni e mezzo ho fatto full contact, sono anche cintura nera di, sarebbe l'attuale kickboxing, prima si chiamava full contact. McGregor? No, quella è un'altra disciplina nuova, K1, MMA. Sarebbe la... In cosa si differenzia? Calcio e pugni. Full contact non è la stessa cosa? No, full contact parliamo di calcio e pugni, mentre il pugilato è soltanto l'uso degli arti superiori. No, dicevo MMA. Quella l'MMA invece. L'MMA è un mix di tante discipline. Lotta, judo, si può usare tutto, pugilato. Comunque, se McGregor è stato fortunato che acchiappa da a Facchinetti. A Facchinetti, pure tu palivo a Facchinetti. Perché se acchiappava a Ciro Fabio e a Fabio Capello, sì, faceva una brutta fine. Senti, ma quindi. Fino all'età di 10 anni e mezzo, stavo dicendo, ho frequentato la palestra di full contact, dopodiché ha chiuso per vari problemi e mio papà mi ha portato a fare pugilato.
la passione è stata tanta che dopo 30 anni sto ancora giù in palestra. Sì, no, perché sì, ricordiamo, sì. Campione italiano. Facciamo un ricordo da lui. Allora, che sì, 7 volte campione italiano. 7 è un piccolo record che custodisco gelosamente. Sono l'unico italiano ad aver vinto 7 titoli in 6 diverse categorie di peso. Cioè, in crescendo. Esatto. Io ero uno scriccioletto, mini mosca, 48 kg, poi mosca, gallo, piuma. Ho fatto tutta la trefila delle categorie di peso del pugilato, fino ad arrivare ai pesi medi. E ho anche disputato qualche match da medio massimo, la categoria prima dei pesi massimi. Medio massimo? Medio peso massimo, quando diventi peso massimo? Io parlo del dilettantismo però. Il peso massimo va da 81 a 91 kg. Quando frequentavo io il pugilato. Ora sono cambiate anche un po' le categorie, quindi c'è stata una rivoluzione. Poi ricordiamo anche la grande emozione. Tu lo vedi, qua mo sta insieme a noi. Ma lui è andato alle Olimpiadi a Sydney nel 2000. A proposito, visto che ce l'abbiamo qui, Nicola, se hai un videoclip, lo mandiamo mentre parliamo con Fabio, almeno presentiamo ai nostri telespettatori un po' chi è Fabio. Se ce lo mandi, gentilmente. Ma questa è la presentazione delle Olimpiadi di Sydney, ecco. Bellissima. È una bella Olimpiada. L'emozione. Ti sei divertito? No? Sì, tantissimo. È un'esperienza che avrei voluto ripetere, ma gli infortuni non me l'hanno permesso. Ecco. Qua con la sciarpetta del Foggia, qua. Sì. Io la faccio. È una sciarpetta che custodisco ancora oggi. Anche se avevi i colori del Bari. No, Fabio, assolutamente. Il bianco rosso. È un po' vecchiotto il video. No, è rosso nero dalle immagini di Rai 3. Forza Foggia, il gruppo indiavolati. No, la sciarpa sì, ma la casacca era bianco rosso però. Ah, la casacca, angolo rosso. Ah, ma fa cagnava, dobbiamo far cambiare. Purtroppo qui è andata male. Ho beccato il campione mondiale uscente al primo turno e... Però te la sei giocata. Sì. Non come volevo, perché venivo da uno stop di 5 mesi. L'ha presa il campione uscente. Poi è arrivato in finale, lui ha perso la finale. Lui comunque l'argento. Ha preso l'argento, aveva già un bronzo olimpico alle Olimpiadi precedenti. Bisognava rompere il ghiaccio magari con un match più abbordabile, giusto per riscaldamento, diciamo. Questo invece è campione italiano. Questi sono gli ultimi campionati italiani che ho disputato. Contro la finale ho disputato 5 match, di cui la finale contro Emanuele Blandamura, che poi è diventato campione europeo professionisti. Mi state facendo venire il brivido. Bello. Devo dire che io che l'ho montato il video mi sono... Questi sono stati gli ultimi campionati e sono stato premiato anche come miglior pugile della competizione. E in questi campionati vi partecipavano anche Russo, Cammarelle, Valentino, Picardi, tutti quelli che poi a livello nazionale e internazionale si sono distinti. Fabio, comunque la carriera di te la si fa. Una bella carriera. Ho qualche rimpianto, sinceramente. Per via degli infortuni non ho potuto prendere parte alla seconda Olimpiade. Nel 2004, perché mi ero infortunato 2002-2003, l'anno preolimpico. Ho subito 3 interventi alle spalle. Poi ho detto, vabbè, rimandiamo nel 2008. Nel 2007 mi sono rioperato alla spalla. All'altra spalla si era offesa che... Non si sentiva sola. Sì. Che poi le spalle, quindi, diciamo, è la parte che si infortuna di più un pugile. Sì. Rispetto a un calciatore che è più... Rispetto a un calciatore più le ginocchia. Sì, le spalle sono la esatto, la sì, sono le articolazioni più sollecitate, quindi sono più soggette ad infortuni. Bene. Fabio, il tuo sport ti è mai servito nella vita quotidiana? Come formazione del carattere sì, mi ha formato molto caratterialmente, però come... Cioè che hai usato... Praticamente, assolutamente no. Non serve usare violenza al di fuori delle palestre. Che si dica che il pugilato sia uno sport violento, non è vero, perché anzi noi, io ora sto dall'altra parte, alleno i ragazzi, quindi mi interessa prima formare l'uomo e poi il pugile, non viceversa.
bisogna avere una disciplina, rispetto delle regole, delle persone, cosa che adesso purtroppo manca. Vediamo sempre più mancare. Ecco, perché uno pensa al pugile, sì. Invece sono delle persone pulite, educate. Sì, ma poi ci arriviamo a questo, che ci facciamo spiegare un po' come funziona questa cosa psicologica, perché uno dice, oh, se io sono, mi sento forte, sono, posso battere chiunque quasi in mezzo alla strada, quindi se faccio a botte vinco. No, non è e invece non è, è così, perché loro sono schivi in questo. Assolutamente. È vero, molto schivo, molto timido. No, sono schivi nel senso che evitano di fare... Però è tiro, vedo anche un po' timido. No, prima dai, un po' da ragazzino sì, ero oggi no, tu mi da caro, sei timido, vedi? Ecco, mi da caro. Quello positivo è sta timido verso l'acqua pantanese quando detto già. La tua missione più grande, oltre a essere qui chiaramente. Infatti lo stavo mi hai anticipato. Vedi, è un furbacchione. No, l'Olimpiade è stata una grandissima esperienza che ovviamente volevo ripetere, come vi ho detto, perché è rimasto un po' di amaro in bocca. Io l'ho denominato il paese dei balocchi. Veramente, ragazzi, non avete idea cosa può succedere. Casa Azzurri. Nel villaggio olimpico, è festa tutti i giorni, a tutte le ore, vincitori, vinti, sono tutti amici. Non... Tra tutti gli atleti fate festa. Sì, esatto. Però ho avuto una piccola rivincita l'anno dopo, poiché ho conquistato il bronzo ai mondiali. Quindi diciamo che il mondiale è paragonato all'Olimpiade come valore di medaglie, però a livello mediatico non è uguale. Come perché atmosfera, diciamo. No, è completamente diverso. Poi a Sydney l'hai fatti gli... È stata una l'Olimpiade del 2000, scadeva l'anno 2000, quindi è stata un'Olimpiade ricordata ancora ora. È stata un'esperienza veramente... che non indimenticabile. Per un atleta penso che le Olimpiadi siano il massimo che uno possa se si conquista fare. Una medaglia sarebbe la ciliegina sulla torta. Fabio, ora invece sei un allenatore. Sì. Come sta andando nella nostra città? Cioè le nuove leve, i rigorcini stanno i rigorcini? Sì, c'è qualcuno che sta crescendo bene. Abbiamo... Purtroppo quest'anno e mezzo ci ha ridotto all'osso, perché i ragazzi hanno un po' mollato. Purtroppo il pugilato è uno sport che richiede molti sacrifici ed è purtroppo poco ripagato, perché non è seguito, perché gli sponsor non si avvicinano e quindi non c'è più quella voglia di sacrificarsi per poter raggiungere il risultato, la gloria. Ora si va più alla questione materiale, però abbiamo un buon vivaio. Purtroppo come pugilato elite, che sarebbe il top del dilettantismo, siamo un po' fermi da quando ho smesso io di... Tu hai smesso... Nel 2010 ho fatto il mio ultimo incontro, poi è nato il mio primo bambino. Ci sono esigenze diverse, mi sono dedicato un po' più alla famiglia. Lui fa il papà. Fare il papà, poi me ne ha il secondo, quindi è ancora più impegnativo. Niente, a livello di elite, dicevo, come il top dilettantismo siamo un po' fermi da 15 anni. L'ultimo mio campionato è stato quello che avete mandato il video ora, nel 2006. Dopodiché non c'è stato più nulla. Abbiamo conquistato un po' di campionati italiani giovanili, tanti, però poi i ragazzi, arrivati a una certa età, si sono tirati indietro. A maggior ragione con questo anno di pandemia che ci ha... Peccato, perché a Foggia comunque c'è sempre stata una bella tradizione. Perché tu fai parte della federazione? Della pugilistica Taralli, sì. Adesso c'è anche la pugilistica Luciano Bruno, pugilistica Taralli fondata e ancora in attivo il maestro Lorenzo Dellicarri, del presidente Walter Vincenzo Verderosa. Stiamo riprendendo dopo quest'anno di pandemia che ci ha ridotto all'osso, ci ha devastato. Va messi qua su KO, insomma, per usare... Sì.
un termine pugilistico. Però scusa, stai attento quando fai queste battute, perché non è che no, lui è timido, quindi il pugno non te lo dà, però quando è tu me. Poi devo chiedere una cosa su quanto fa. Senti, cosa rispondi alle persone che dicono che la box, il pugilato è uno sport violento? No, assolutamente, assolutamente non gli posso dar ragione, perché non è così. Ci sono degli episodi, la cosa brutta è che quando succedono degli episodi brutti, gioco di parole, si associa il soggetto quasi sempre al pugilato, anche se abbia fatto magari un giorno in palestra. Ma poi si va a verificare, la federazione verifica nei tesseramenti e non è mai esistito quel nominativo, tante cronache, tanti episodi di cronaca hanno associato quasi sempre al pugile. Invece il vero pugile non è un violento, anzi è una persona che sa innanzitutto rispettare e ragionare, la maggior parte ovviamente, poi ci sono sempre le eccezioni come in tutti gli sport. Io vedo più spesso litigare in altri sport che nel pugilato. Noi dopo i match, anche se ci siamo ammazzati di botte, ci abbracciamo, andiamo a bere una birra assieme, andiamo a prendere un caffè. È come il terzo tempo nel rugby. Non c'è un seguito... Lo sport nobile, dico. Esatto, la nobile arte. È nata come nobile arte. Quindi i genitori che hanno paura di mandare i figli a botte, che diciamo? Che non è vero, non è vero niente. È uno sport bellissimo, poi vedi, ti puoi togliere belle soddisfazioni. Diciamo qualcosa per invogliare i genitori a mandare i loro figli a fare questo sport. Da premettere che nel pugilato i ragazzini fino all'età di 13 anni, al 13 anni compiuti, non possono avere contatto. C'è il Ministero della Salute che impone queste regole. Quindi è semplicemente attività giovanile. Ci sono quattro categorie, 4, 5, 6 anni, 7, 8 anni, 9, 10 anni e 11 e 12 anni. Ogni categoria ha la sua specialità, esatto. I bambini fino a 8 anni espletano un circuitino, la funicella e delle riprese al sacco, mentre più si sale con l'età ci sono delle figure fatte tra due ragazzi della stessa palestra, concordate, nel senso ci sono delle azioni, dei colpi da portare che l'altro sa e quindi deve bloccare, schivare. Okay. E poi al compimento del 13° anno di età, se si vuole continuare con l'agonismo, bisogna obbligatoriamente entrare nel circuito degli incontri, altrimenti si può continuare con l'attività amatoriale e quindi praticare pugilato a livello amatoriale senza confronti e senza dover confrontarsi. Sì. È sport. Comunque uno sport. Certo, e c'è allenamento, non è che è solo combattimento nel pugilato. Noi abbiamo un bel gruppetto di pugili amatori che si allenano la sera. I bambini, per fortuna, abbiamo ricominciato e sono ritornati. Abbiamo un bel gruppetto di una trentina di bambini. Domenica si è svolto il campionato regionale, ieri ovviamente, a Brindisi. E purtroppo non vi abbiamo preso parte perché ci sono ancora queste restrizioni, tamponi, quindi i genitori un po' resti ad andare pure fuori città con questi casi che stanno aumentando. E abbiamo rinunciato. Io avevo una curiosità sui guantoni, cioè sui guantoni, veramente proprio sullo sport, come i punti che vengono segnati. Esatto. Durante l'incontro, io adesso montando il tuo video l'altro giorno, sentivo pure il telecronista che diceva, parlava di guantoni, ci sono dei sensori, qualcosa dentro. No, sensori purtroppo no, forse cioè, sarebbe un'ottima soluzione. Come si contano i punti alla box? Perché io sono ignorante nella box, nella box, ma anche nella box. Però vedo che conosco Rocky soltanto, che cadevano al tappeto, chi perdeva. Ora, invece vedo i punti, perché i punti? No, adesso è ricambiato il metodo di valutazione. Il video è vecchio di 21 anni, quindi. Quindi all'epoca c'erano il punteggio con le macchinette contacolpi. Questa parte bianca era la parte dove bisognava con la quale bisognava colpire, ovviamente la parte della nocca, della mano. Ogni colpo che veniva messo a segno, su 5 giudici almeno 3 lo dovevano visionare e pigiare il pulsantino rosso o blu
a seconda dell'angolo. Quindi ci sono 5 giudici che stanno esatto. attenti a vedere se la parte bianca colpisce. Adesso ovviamente il colpo visibile era, si vedeva perché la testa oppure nello stomaco cioè era visibile, la testa, sì. il collo va un pochettino indietro oppure il colpo si sente anche. Mentre ora il criterio di valutazione è cambiato, ci sono i cartellini, c'è stato un po' di alternanza tra questi criteri, cartellini, macchinette, ci sono 3 o 5 giudici che visionando il match dichiarano chi secondo loro abbia espletato un pugilato più efficace, chi, poi ci sono alcuni criteri di valutazione, chi tiene il centro del ring, chi porta più colpi, chi fa il match, chi attacca, chi magari anche se attacca però l'altro è bravo nel gioco di rimessa. È una valutazione globale che questi giudici devono. Secondo me tu, Senzo, quando tu cubi. E quando ci sono le valutazioni soggettive, ci sono anche tanti errori. Certo, perché l'errore. Cioè l'errore. Perché sarebbe meglio con censure, come ho detto io. Sì. Come se fosse la scherma. Sì, però bisognerebbe. Siccome le parti del corpo da colpire sono. La scherma è soltanto il petto oppure le gambe. Da noi il volto. Mette andata tutta. Le maschere con i sensori non. Perché se io vado, colpisco così, faccio tanti pugni e faccio i pugni. Però se io ti colpisco al volto, dove lo mettiamo? Nel sotto pelle. Ah, un'altra cosa, perché ci sono degli incontri che vedo con il casco e altri senza? Sì, dipende dalla categoria. Quelli senza? Quelli senza sono gli elite. Sia il professionismo è sempre stato senza casco. Adesso da qualche anno anche i dilettanti, che sarebbe anche quel campionato che abbiamo visto le immagini, dilettante elite non usa il casco, non usano più il casco. Per me è cosa sbagliata, perché no, il casco ci vuole, sì. Perché ho sempre in un torneo internazionale dove si disputano, o anche in un campionato italiano dove si disputano 4-5 incontri in una settimana, se una testata fortuita nel primo match ti spacca, poi non puoi continuare, magari vinci il match e in quell'occasione ci sono 2 sconfitti perché l'altro ha perso e non può andare avanti. Tu, nonostante la vittoria, non puoi andare avanti perché hai il taglio. Quanta volta ti sei aperto? No, una sola volta. Ma solo una volta? Per fortuna, sì. Ma con perché, una testata. Perché c'ha sempre. Ma quelle vedi sono duri quantoni, cioè No, sono. Questi sono una. Hanno una soluzione anti-shock. I 10 once sono, infatti questi guanti sono stati usati alle Olimpiadi di Atene, dove non c'è stato neanche un KO. Stanno cercando sempre di più di tutelare l'atleta, esatto. Sembrano, ma in realtà poi deve essere anche abituato. Certo. Ciro Fabio, invece il tuo rapporto con il calcio, ricordiamoci, ma tutto un assist a questo. Ma poi non abbiamo visto, lei è entrato con la sciarpetta del fuoco, quindi lui è tifosista. Aspetta, ma ti dico una cosa, nel 2007 lui ha lanciato la campagna abbonamenti, sì, e c'era la cosa, vi faremo rossoneri. Me la ricordo. Si ricorda? Sì, dopo la sconfitta di Avellino. Dopo Avellino. Era l'anno con quel gol di Rivaldo. Sì, Capo Bianco, la squadra di Campilongo. I famosi 2007-2008. Che poi è subentrato Calderisi. E abbiamo perso anche quella nei playoff. Io sono stato sempre un tifoso, sono ancora un tifoso. Mio papà mi ha portato che avevo 4 anni allo stadio. Mi sono visto la trefila con Caramanno, tutta la storia di Zeman. Ma c'è grussotino, insomma. In realtà non te l'abbiamo chiesta, però, insomma. No, comunque è anche tifoso, perché un cognome non ti dice niente, il cognome. È di Corcia, mi dice qualcosa. È cugino di Sergione. È stato qui nostro. Sì. Ciao, Sergione. Salutiamo, Sergio. Ciao, Sergio. Ciao, Sergione. Abbiamo portato il cuginetto. Una famiglia di atleti abbiamo. Come atleta olimpico, a proposito, fai parte di qualche non assolutamente è. All'epoca c'era soltanto le Fiamme Oro. Adesso con la nuova normative ci sono anche non normative e sono subentrati anche i carabinieri, le Fiamme Azzurre, polizia sono le Fiamme Oro. Poi ora ci stanno anche la polizia penitenziaria. La penitenziaria, esatto, mi sfuggiva, i carabinieri e le Fiamme Azzurre. Le Fiamme Azzurre sono la penitenziaria. Fiamme Azzurre. Ecco, l'avevo già detto, sì. Fiamme Gialle la finanza.
la fiamme gialla, la finanza non c'è nel pugilato, dipende anche dagli sport. Perché mi sa che è Russo, Clemente Russo che è poliziotto. Clemente Russo era poliziotto, poi ha cambiato divisa e è andato nella penitenziaria. Camarello è poliziotto, Valentino poliziotto. Parliamo però, di... però sta nei vigili urbani, quindi insomma, un sì. Vabbè, siamo quelle. I vigili urbani ce l'hanno l'atleta. No, quindi. Sì. Non è il corpo, il corpo sportivo, la polizia locale, però volevamo nel nostro caso a Foggia ce l'abbiamo, gli altri non ce l'hanno, cosa la tema a Foggia, sì. Il corpo sportivo. Ma sì, allora vabbè, dai. Scusa, ha vinto sempre. Olimpiadi, campione d'Italia. Pugile. Ma noi teniamo nate uno. Una volta può perdere questo Cristiano qua. Perché noi oggi ti facciamo perdere? Perché noi ci abbiamo. Tu sei campione d'Italia, lui è campionissimo. Campione intercontinentale. Ma fa? Certo, te la senti? Te la senti? Tasti già facendo sotto, Fabio. Sì. Tasti già facendo sotto. Il tempo di preparare la scena. Il tempo che preparare un balascino. E facciamo l'incontro con il supercampione, facciamo. Via. E allora, alla mia destra il campione, supercampione, 7 titoli italiani di pugilato, campione di pesi massimi, alla mia destra Ciro Di Corcia. E invece alla mia sinistra abbiamo il campione italiano, specialità capelli ricci, Fabio Capellone. Informissima. Sei già infortunato. Ti siedi. Allora, mi raccomando. Fabio. E dovevamo ancora incominciare. Ma è emozionante. Allora, mi raccomando, salutatevi come si salutano i pubblici, che si pugli. Allora Fabio, mi raccomando, Fabio. Non si fanno affatto i soldi con la cintura. Lo devi distruggere. Non fa male. Anzi, gli devi fare male. Non fa male. Dai Fabio. Non fa male proprio, dai, no. Dai che lo distruggi, dai che lo facciamo, sì. Dai che la vinciamo, dai! Ciao! Ringraziamo il nostro amico. Grazie, Ciro Fabio Di Corcia con noi! Era stronzato, lui è più forte! Questo era stronzato, lui è più forte! Ciro, noi ti ringraziamo di essere stato qua! Ci vediamo presto! Grazie Ciro, grazie! Grazie Ciro Di Corcia! Che sembra che ti abbracci così, ma visto che ospite che abbiamo avuto? Mamma mia, è stato bellissimo! Un incontro bello! Stato bello. Fabio, senti, ma dove voleva andare? Senti un po'. Vinto, ma che ti mangi stasera? Stasera non lo so, perché adesso vado, quando finisco qua, vado a fare un po' di spesa da non solo carni. Perché è aperto? Ai 10:30. È aperto sempre. È aperto sempre. Lo trovi sempre, il servizio al cliente lo trovi sempre da non solo carni. Pino Serrone poi aperto pure su richieste, oh. Poi c'ha tutto, cioè ti serve una cosa, vai là e trovi tutto. E te ne prendi i soldi. No, i soldi ce li da tu, però se non ce li hai, puoi chiedere un finanziamento. A chi? A Creditis. Lino Campete. Vai da Creditis, mi serve che ne so, 10-12 mila euro. Ma li do? Veloce, subito. Ma io non lavoro, come li fa da?
te li dà, trova tutte le soluzioni, non ti lascia senza soldi. Ciao ragazzi, grazie. Gli amici sponsor. E mo che mandiamo? E adesso dobbiamo mandare il quiz. E la tele? C'è, la televendita, è vero. Cioè tu te ci stai, ti hai dimenticato già della televendita? No, è importantissima la televendita, è vero. La televendita, che cosa venderanno oggi i nostri venditori? Ma quella con i baffi. Bravissimi venditori. Vediamo cosa ci propongono oggi, la televendita. A te, amica e amico a casa. E anche nemico. Oggi mi voglio rovinare. Oggi mi rovino. Oggi il regalo lo faccio a te, lo faccio il regalo. Un prodotto veramente speciale oggi. Eccolo e solo qua. Oggi. Eccolo qua. Lo zainetto di Foggia Flag. Dopo la puoi comprare, lo zainetto di Foggia Flag. Su foggiaflag.it/shop. Oggi mi voglio rovinare. Andai, a te. Vogliamo parlare subito del prezzo? No. Il prezzo, no. Ma che veramente no. Signori, 12, no, ditemi, 12 euro è un prezzo. 12 euro. Questo qua. Ma te li do molto 12 euro. Ci potete do ora 12 euro. Dammeli, fai vedere. Questo qua, la domenica, quando vai allo stadio da sbadacchio a fare il panino che bevi i borghetti, è perfetto. Il bambino a scuola. Ci potete mettere i libri. No, il bambino a scuola, lo puoi mettere dentro il bambino. Mi viene da vomitare sopra l'aereo? Devo andare a prendere, guardate. Ma sono a 12 euro. Si rilava e si riutilizza. 12 euro. È vero Fabio? Invece della calza dei morti, fate questo come bravo, regalo. Bravo Fabio, ci vuoi mettere le caramelle dentro. La calza di Foggia Flag, signori. No, diglielo. Che cosa? Diglielo tu, la calza di Foggia Flag. Al pubblico intero, a tutto il mondo. A tutto il mondo. Metteci le caramelle, le cioccolate, tutto quello che volete. Questo qua è il regalo perfetto. La domenica, prima di andare in curva sud, che ti nascondi il borghetto in tasca per non farti acchiappare dalla polizia, lo metti qua dentro, non ti ferma nessuno. 12 euro pagabili in 12 comodissime rate. No, addirittura. Un euro al mese, che sono? Neanche un caffè. Assolutamente. Neanche un caffè, chiamate. Viaggiate in treno, usate queste. Sì, è vero. Viaggiate sul pullman? Ripetiamo, dove lo possiamo trovare? Lo possiamo trovare su foggiaflag.it/shop. Lo trovate 12 euro! Chiamate a casa! Io vedo i centralini impazziti, guarda, alle prime 10 telefonate. Bravo! Volate con Gino Lisa, usate questo. Semplice. Bravo. Funge anche da, come si chiama? Green Pass. Da Green Pass. Volate col Gino Lisa. No, non so se hai visto. Ci sta già il Green Pass. C'è il Green Pass. Ci sta qua, già il Green Pass. Cioè, tu arrivi sopra l'aereo e come fa? Facciamo vedere, dimostrazione, vai. Io arrivo sopra l'aereo e tu fai il poliziotto. Te la faccio da poliziotto? No, vabbè, lascia stare. Arrivo qua, Green Pass. Arriva. Puoi andare. 12 euro. Semplicissimo, sì. 12 euro. 12 euro. Le prime 10 telefonate cosa regaliamo? Tu che sei pazzo oggi, regala le prime. Che cosa regaliamo? Regaliamo una cena insieme a Fabio Cappellone pure! Madonna, che signore! Una cena con allora, Fabio Cappellone! Non perdete altro tempo! A Budapest! In un ristorante di Budapest! A Budapest! E paga lui! Chiamate, perché tanto non abbiamo il telefono! La telefonata non è impegnativa! Ciao, amici a casa! Lo zainetto è bellissimo! Bello. Ma lo zainetto è fantastico. È un'ottima idea per un regalo di Natale. A Natale, voglio a Natale. Oh, a quel prezzo. Poi mettiamo gli scopi, vedi che a Natale mettono gli scopi. Ma mettiamo, come se fossi io. Dacci, non sei tu. Non sono io. Anche se Foggia Flag Shop, foggiaflag.it/shop, fa le promozioni a Natale. Pensieri ci sarà la maglietta di Natale, la tazza. Ma sai che bello? Il vin Brunello, la tazza di Foggia Flag. Bello. Lo zainetto, dove metti il panino? Con un regalo dentro. Con un regalo dentro. Voglio, dai. www.foggiaflag.it/shop. Però adesso c'è veramente. È il suo momento. Il quiz. È il suo momento. Adesso, quindi lanciamolo direttamente, non voglio perdermi in chiacchiere. Non ci rompete il quiz. Mi devi avvisare. Oggi. Mi gira la testa. 1, 2, 3. E quiz. Abbiamo il quiz. Il quiz, finalmente il quiz. Allora, socio, parto subito con una vera polemica. Sì. In settimana, numerose critiche nei confronti di Fabio Cappellone. Perché? Perché i concorrenti mi dicono, se noi veniamo.
Ma lui si prepara sulla sua canzone e perdiamo. E non è vero, non si prepara, se noi lo vogliamo far per lui, non sa le canzoni che noi mettiamo, le ricerchiamo apposta per farlo sbagliare, ma quello sa tutto. Allora, se voi credete di essere più bravi di lui nella musica anni 60, 70, 80 e 90, basta. Ma venite sfidatelo, scusate. Non avere paura. Quindi oggi lo chiamiamo. Alla fine uno sono pure un sacco di soldi che si vengono, cioè, e uno se li deve pure poter guadagnare, caro socio. Assolutamente, perché regaliamo i soldi così? Assolutamente sì. Che lo vogliamo chiamare? Chiamiamo che entri il super campione Fabio Capellone! Campione in carica. Con calma, che ha portato oggi? Che cos'è? Siccome ultimamente mi sento un po' scarico. Ah, hai portato la presa per caricarti. Sì, so che è molto più potente. Quindi dovresti inserirla adesso la presa da qualche parte. Cioè stasera giochi da solo? Sì, sono un po' deluso dalla gente perché come dicevate voi. Fabio, allora però io li capisco. Metti paura. Perché sei troppo forte. Sì, ma i soldi non li potete regalare. Fagli capire la gente. Qual è la telecamera che non la indovina mai? La 4. Quella che vuoi tu, quella che vuoi tu. Ma andiamo sulla 4, va. Andiamo sulla 4. Guarda la 4 tu. Allora, non voglio essere aziendalista. Però per vincere dovete guadagnare i soldi. Certo. È normale che dovete capire dalla musica anni 60, 70 e 80. Poi loro per provocarmi. Vanno avanti. No, 90. Però pure se è 80, 85, 86 va bene. Allora, Fabio, perché se siete preparati con questo genere di musica, prima dovete vincere, dovete indovinare la domanda di Fabio e poi lui se ne va e tornate voi. È semplice. Scusami. Fabio è preparato su? Sulla musica anni 60, 70, 80 e mi sono fermato. 90. Un po' sulla 90. Un po' di 90. Una punta di 90, però sì. No, per niente proprio. Gli 883, dai. No, stanno poi. Fabio, allora, è il tuo momento. È il mio momento. Poi tu. Io so già che tu dove vuoi arrivare, ma io poi ho un'arma per combatterti. Va bene. Però voglio salutare prima il pubblico. Mi stavo preoccupando. Secondo me il vero quiz sarà. Il nostro dibattito. Vai Fabiolino, vai. Mi stavo preoccupando che non c'avevi il foglietto. Allora, no, ce l'ho sempre perché è gente che ci segue. Ci segue e li ringraziamo. È gente che ci segue e li ringraziamo. Grazie, gente. Non vedono altri programmi di marmellata. Grazie, perché... Malesio. Dai, chi è che sta Posso qui? Iniziare? Teodoro di Candelaro. Detto il Malesio. Vai. Allora, saluto Cosimo, Alessandro Di Leo, ti saluto di nuovo. Ettore Greco, Carmine dalla Curva Sud, Matteo Bramante. Ed è il bello della diretta, vedi? Scusa, è a volume. No, aspetta, è il bello della diretta. Aspetta. Bruno Gambini. È lo sponsor. Ah, è lo sponsor, Lino! Quando puoi passare con papà che è stata approvata la pratica? No, Lino, veramente tu sei in diretta su Telefoggio. Ciao, Lino! Ciao Lino! Lino Gambete, ricordiamo. Lino Gambete di Creditis. Al telefono, Lino Gambete di Creditis. Sponsor. Lino, vuoi salutare qualcuno anche tu? Sì, saluto tutti voi ragazzi e complimenti per la vostra trasmissione. Grazie. Sono super grato di essere vostro sponsor. Mamma mia, che onore. Lino. Grazie Lino. Lino, ci sentiamo dopo, finiamo di registrare. Un abbraccio. Ciao. Ciao Lino. Ciao. È il bello della diretta. Ci ha chiamato lo sponsor. Devo rispondere. Quando mi chiama lo sponsor, devo rispondere. Vedete che bel rapporto abbiamo con gli sponsor. Avete fatto bene. Ma però, già che stavo al telefono, gli potevi chiedere 10-12 mila euro così. Infatti, glielo potevo chiedere. Perché la gente poi vuole i premi così. Ma per far vedere com'è facile prendere i soldi. Fabio, allora, continuiamo con i saluti. Stavi salutando, Fabio. Carmen Curva Sud, Matteo Bramante, un grande ultras dalla curva nord del quartiere Candelaro, è un grande lavoratore. Poi Angelo De Rosa, detto Pasta e Fagioli, ex boxer di Candelaro. Vincenzo Bevilacqua, ex boxer di Candelaro. Teodoro il Malesio di Candelaro. Giuseppe Gesualdo e poi La Porta Antonio e la sua signora Costanza. Grazie per seguirci. Ma La Porta Antonio è giocatore. No, è un imprenditore importante. Il signor Pasta e Fagioli che ha detto prima. È un ex box di Candelaro. Mi interessava sapere il motivo perché Pasta e Fagioli. Meno box ha messo un po'. Posso intuire. Sì. Va bene Fabio, quindi? Quindi ora arriverà il vero dibattito. Questo secondo me sarà il vero dibattito. Lui mi rimprovererà. Vai, tu parti con il rimprovero. Allora Fabio, che dire? Io come sempre guardo i tuoi editoriali su Facebook. Sì. Sulla pagina Fabio Capellone Amo Solo Te. Sì. Le tue pagelle sono a dir poco vergognose, Fabio. Le tue pagelle sono vergognose perché tu dai voti alti a Garofalo per presunte amicizie.
tra te e lui, quando Garofalo è un giocatore che sta facendo male. Quest'altro gli ho dato 5. Sta facendo male. 5 sono stati anche troppi. Ah, comunque la lotta sul campo. E mi dai quanto viene da Curcio? A Curcio ho dato 10. Vedi bene? Hai tu cosa mi avevi promesso? Gli do 11, 12, 13 a Curcio. Gli hai dato solo 10 perché so che può fare pure la tripletta. A Ferrante quando gli abbiamo dato? E poi ti voglio dire una 11 cosa. 11 a Ferrante. Gli 11 che segui i editoriali miei di fine settimana. Però io già dal mercoledì ho fatto dei video come Curcio facciale. Dicendo guida tu la squadra alla vittoria. Cosa sì? Scusa, che scusa, sono, scusa se la mia ignoranza è superiore alla tua. No, perché sono ignorante, non so se dico giusto. Ho fatto dei video. Ma pare... quando fai questi video facciali con Curcio? Sì. Che cosa gli dici? No, video e facciale detto, che portici la, vittoria. Infatti, tu dici che mi segui solo il fine settimana, inizio settimana non mi segui però. Perché ho fatto dei video facciali. Facciali che significa? Non che esce la faccia di Curcio quando esce il video. Ah, esce, facciale come faccia, che è come tipo un selfie, un video... No, video chiamato. No, lui fa il video faccia a faccia con Curcio. Ah, facciale, ok. E io a Curcio l'avevo invitato e infatti ha mantenuto la promessa. Lui ha guidato la squadra alla vittoria, perché senza Curcio non avremmo vinto. Va bene. Ora possiamo andare avanti col quiz perché i tempi televisivi sono stringenti. È sempre un quiz, non è un dibattito calcistico, ricordiamolo agli amici da casa. Da casa, e ricordiamo gli amici da casa, bisogna soffrire per guadagnare i soldi. Vabbè, per guadagnare i soldi. Comunque posso dirti un'altra cosa? Dimmi un'altra cosa. Fabio Capellone è amante della musica 60, 70, 80, 90. No, poi dicono che io faccio casino, poi dicono che io faccio casino. Allora, dico una cosa, non solo la musica fa schifo dai 90 in poi, specialmente la pubblicità che fanno adesso, però non voglio dire per un motivo. La pubblicità? Specialmente la pubblicità che fanno adesso. Dilli, questa è la TV Verità. Davanti basta. Vabbè. Non posso dire più nient'altro. Che c'entra con la musica, la pubblicità? Ma pure i film moderni, i programmi moderni che fanno pugno schifo, scuso il nostro. Che non c'è musica, Anni. Che non c'è, ecco, bravo, posso stringere la mano. Non c'è musica. Ha detto che ti deve costringere la mano. Oltre i 90, diciamo, no? Sì, ecco, perché è uno dei motivi. Ma arriverà il concorrente che ti sbatterà. No, io quello vado a trovare. Però se l'hai sudato i soldi, se indovinerà una canzone mia, se li meriti. Ma chi la indovina la canzone? Neanche se non la sanno neanche loro. Neanche se viene chi l'ha fatta la canzone la indovina. E vanno rivalutati, gente, comunque hanno venduto molte di quelle canzoni che voi poi mi proponete, o hanno venduto tanti dischi o i DJ l'hanno remixato, in quel periodo tipo nel 72 quella canzone andava in tutte le radio del mondo, magari in tutte le discoteche del mondo, tutta la gente parlava di quella canzone. Vabbè, io andrei avanti con il quiz. Andiamo avanti col quiz, che non vedo che finisce. Parti con la prima, va. Andiamo con la matematica. Vabbè, già sai come funziona, somma delle maglie, somma... Sì, l'unico problema è che in matematica non sono bravo. E ce ne siamo accorti. Regia, per mandare chissà che sbagli. Regia, mandiamo il contributo della matematica nascosto, per piacere, al mostro qua, guarda, in tutto il suo splendore. Era un bell'uomo, eh. No, era meglio il concorrente l'altra volta, Angelo Stramaglia. Vuoi salutare Angelo Stramaglia? Angelo Stramaglia, regia, sei il miglior latilover di forza. Eccolo qua, allora, la matematica non è un'opinione. Quindi abbiamo, vediamo se riconosci i calciatori. Bacchin, Sena e Strop. Vai, allora, quindi Bacchin che numero era? 12. Seno? 8. Stroppa? 10. Fai la somma? Con le mani, va bene. 30. 30. Ma penso che hai indovinato. Come hai fatto a uscire 30? Come 30? Non lo so perché. 12, più 8, più 10, 30. Penso che sì. No, in matematica purtroppo... 12 più 8... Dovrebbe fare 10. 12 più 8 è 20. No, in matematica sta un po'. No, ma perché sono un lapsus. Però comunque, vediamo se è 30. Vediamo se è 30. Vediamo, sveliamo il risultato. Ma è 30. Come fa a fare 30? Perché lui ha sommato. E io ho sommato. Ma pure se fa. È impossibile. Regia, vediamo il risultato esatto. Ah, 12 più 8 meno 10. 12 più 8 quant'è? 20. 20 meno 10. Allora Fabio va a meno 10.000. Ma sei tu che c'hai da noi 10.000 euro. No, lui c'aveva l'insegnante di sostegno a scuola, che si è ammazzata. No. Dopo il primo giorno di scuola. La verità, la mia insegnante di sostegno era una bella coscina tipo di Sfene, che io ero più impegnato a guardare le cosce sue no, la matematica, vabbè. Possiamo capire. Personaggio misterioso. Mandiamo la sagoma del personaggio misterioso, regia. Vediamo se indovini almeno questo. Dai, facile. Ehi.
Non ti aiutiamo qua, no, perché aiutiamo, è facile, si vede. Beh, se non mi vuoi aiutare. E vedi che manone che ha, cioè che può essere quello. Per me è il grande Franco Mancini. Vediamo se il grande Franco Mancini, da questa la indovinavano chiunque. Vediamo. No. È il misterio. È Franco, qua, facciamo Franco. Anche un applauso a Franco. Il grande grandissimo Franco Mancini. Franco. Andiamo subito avanti? Vuoi dire qualcosa? No, no, non vuol dire niente. Il risultato nascosto. Il risultato misterioso, la partita in questione è Foggia-Parma dell'anno 93-94. 94. Sono passati tanti anni, signor Fabio, vediamo se lei si ricorda. Una memoria è una cosa in cui non sono bravo, però abbiamo vinto sicuro. Allora, si butti, signor Fabio. 3-2. Marcatori, sai anche? Sì. Vai. Cappellini? Sì. Kolivanov. Vediamo se ha indovinato. Il signor Fabio ha indovinato. E Zema era l'allenatore di quella squadra. Sì. Ed era 3-2. Bravo, bravo Fabietto, bravo. E ora? Oh, è preciso che queste domande il nostro concorrente non le sa. Come non le sanno gli altri che lo vengono a sfidare, quindi non abbiate paura. Beh, ma la gente comunque sa che ci vuole la preparazione. Che tipo Foggia. Posso avere problemi di memoria. Pure io ti provo, però molti non ricordano. Ah, no, possiamo pure non ricordare. Certe piccole cose, insomma. Signor Fabio è molto posso preparato. Pure non ricordare. Ma adesso viene il suo forte, perché è la materia sua preferita, quella della musica anni 60, 70, 80 e 90 e 100. No, scusa, è sempre il mio lapsus. È un tuo lapsus. Però dopo 8 c'è il 9 e 10. 90 e 100. Sì, ma allora potrei pure dire 200, ma è una musica che fa veramente pietà. Va bene. Come pure i programmi che fanno adesso e poi le pubblicità specialmente che fanno adesso. Ma faccio non un mi piace, non faccio mi piace. Un esempio. Di una pubblicità. Ma faccio un esempio, però non posso arrivare nel. Di solo una pubblicità che non ti piace. Se mettiamo uno, due, tre, e poi sta quarta persona che non c'entra niente con noi. Basta, non voglio dire altro. Va bene. Credo di aver intuito. Io no. Io sì. Lui sì, perché lui. Andiamo con la canzone del mostro, per piacere. Ascoltiamo il pezzo, devi indovinare di che pezzo si tratta. No, è difficile. Questo è difficile. Non la può sapere. Questo è difficile. All'inizio è difficile da indovinare. È difficile. Restare fermo alla stazione. No, è impossibile, sapere. Sai che è la volta buona questa, socio. Ce lo togliamo davanti. Non balla neanche. E non la sa, vedi? Perché non balla? È indeciso, guarda. Non la sa. No, però non ti offendere se non la sai. Scusa, basta dire non la so. Tanto devi dire due domande e le risposte. No, che fa? Appende il microfono. E allora mi sa che la sa. A me mi fa morire come muove le labbra. Mi fa impazzire come il suo playback. Come muove le labbra. Va bene. Forse la sa. E allora, vediamo. È veramente difficile. Sta canzone? Innanzitutto è del 1980. Mi ricorda, nonostante che ero piccolo, la mia alla spiaggia di Termoli. Feci una copata mondiale, non so se lui poi mi taglierà sta. Certo, no, no, perché? E che ci posso mettere sta parola? Feci una mondiale con questa canzone, era il 1980. E io sono... togliere la canzone, la musica di sottofondo. No, la devi togliere, regia. So che mi viene il dopo la vai, stavi dicendo? Questa canzone, io sono classe 1975. La canzone del 1980, io avevi 5 anni. Questa canzone mi ricorda mondiale sulla spiaggia di Termoli. Scusi, io faccio quello che voglio. Poi tu poi sei libero di tagliare. Io certo che taglio, mica posso mettere la parola. Feci l'amore con una bella ragazza. Oh. Scusi, ma la canzone è dell'80, tu sei del 75, tu hai 5 anni già. Feci l'amore, magari pure in modo disordinato, visto dalla TV, però feci l'amore con una bella ragazza. Allora, sulla spiaggia di Termoli. Sulla spiaggia di Termoli. Andai a piedi da Foggia a Termoli. A piedi? Allora, la canzone del 1980. Sì. Roberto Fabiani, mi mancherà. Chiediamo al notaio. Notaio? Notaio? Per caso è esatto?
È giusto. È corretto, ha vinto un'altra volta. È corretto, ha vinto un'altra volta. Ha vinto un'altra volta. Vai Fabio, vai. No, mo sta simulando. No! Ti prego. Stiamo diventando, stiamo diventando, non fare il gesto, devo censurare tutto. Censura, ma io devo fare i movimenti che ho fatto. Basta, basta, basta. Fabio, scusate, no, dobbiamo chiudere. Ma dai, che non ce la posso fare, non ce la posso fare. Ma come deve? Allora, vabbè, ha vinto, ha vinto. Che cosa ha vinto? Ha vinto. Prendere il premio. Vabbè, a prendere il premio. Ma basta, abbiamo capito che è 5. Allora, hai vinto, signor Fabio, hai vinto. Quante risposte esatte hai fatto? Una. Ma mi interessa veramente il premio. Hai vinto 20.000 euro. Il ricordo mio bello, cioè, di quel giorno. 20.000 euro, oppure un set di spazzolini da denti usati. Sì, quelli servono perché quando approcci un rapporto amoroso con una femmina devi avere l'igiene innanzitutto. Ah, ecco, gli spazzoli usati. Eccolo qua. Vabbè. Vabbè ragazzi. Ciao. Fate l'amore. Non fate la guerra. Fate l'amore. Poi magari se avete gusti un po' particolari non va niente. Però fate l'amore. Noi facciamo maschi e femmine. Proprio. Ma va bene, va bene. Vai, ragazzi, chiudiamo. Allora, ragazzi. Ma avremmo voluto chiudere in maniera più decorosa, ma purtroppo non è stato possibile. Dobbiamo chiudere. Diamo appuntamento, forse, a venerdì prossimo. Forse non ci chiudono prima. Se non ci chiuderà. Penso che questa sia l'ultima puntata. Lo ricordo erotico mio del 1980, secondo me. Va bene. Allora, per sempre. Ciao a tutti! Ciao! Addio, addio! Ciao, addio, 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 addio. Ciao! Che bello!